Buonasera e benvenuti, anzi buonanotte e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, praticamente è mezzanotte passata e ovviamente a me mi vengono le voglie come alle donne che aspettano i bimbi. Volevo fare cagionetti, calciunetti, cagiunetti, si dicono in tanti modi. Allora, è una ricetta abruzzese, sono dei ravioli ripieni di alcuni ripieni in particolare, alcuni li fanno con il ripieno di castagne, mandorle, gocce di cioccolato e cacao, altri li fanno con la marmellata, con la schiacciata, la scrocchiata, pardon, la scrocchiata, che sarebbe una marmellata di uva di Montepulciano. Altri invece li fanno con il ripieno di ceci. Noi li andiamo a fare con il ripieno di castagne. Bando alle ciance, andiamo a dire gli ingredienti. Io prima degli ingredienti volevo salutare tutti gli amici abruzzesi. E non ti poteva mancare, giustamente. Lui è innamorato di Campo di Giove, giusto? Io adoro gli abruzzesi, ho tantissimi amici abruzzesi, ho casa a Campo di Giove e è una regione che adoro. Ah, piccola premessa, questa è una ricetta rivisitata dei cagiunetti, calciunetti, eccetera. Non è quella originale, quindi voi carissimi abruzzesi, per favore, non me ne vogliate, io l'ho un po' modificata a modo mio, Noi la facciamo a modo va bene? nostro, anche perché noi non siamo abruzzesi, amiamo la vostra terra, ma non siamo abruzzesi. Esatto, ma a me piace Portate un tanto, po' di pazienza e portate un po' di siate pazienza. comprensivi. A me piace tantissimo modificare le ricette, quindi scusate, farò anche questa volta così. Anzi, nel caso non fosse identica a quella originale, ci farebbe molto piacere avere qualche commento con Sì, la ma ricetta, quella vera. sicuramente non lo è. Sì, però. ne sono certa. Ok, Andiamo. andiamo con gli ingredienti. Allora, per la sfoglia abbiamo qua 50 grammi di vino bianco. Che è No, sembrava per successo? la sfoglia, 50 grammi di vino Vabbè, bianco. scusatemi, abbiate Olè! pazienza, ho bevuto stasera, quindi lasciatelo stare. Poi abbiamo 45 ml di acqua, 250 g di farina, un pizzico di sale e 30 g di olio evo che andrò a mettere a cucchiai. Per la farcia invece abbiamo 200 g di castagne lessate che andremo a schiacciare ulteriormente, sono spezzettate solamente. Poi abbiamo 60 grammi di zucchero, abbiamo 20 grammi di cacao amaro, abbiamo le gocce di cioccolata a sentimento, poi abbiamo 50 grammi di granella di mandorle, in realtà questo è il doppio, sono 100, quindi metterò la metà. Ne ho volute fare un po' di più perché tanto a me serve comunque, ne prenderò solo la metà. Poi un cucchiaino di cannella in polvere e ci andrebbe il rum. Ma dato che noi non siamo bevitori, avevamo a casa solo il VOV e quindi utilizziamo quello. Questo è quanto. Quindi andiamo a procedere facendo cosa? Mettiamo tutti gli ingredienti per fare la sfoglia dentro la campana della planetaria e l'andremo poi a mettere dentro la planetaria. Nel frattempo vado a macinare le castagne e renderle poltiglia. Va bene? Ci vediamo tra un attimo a preparazioni pronte. Allora, ecco qua, l'impasto con la planetaria è fatto, io a questo punto lo metto nel sacchettino a riposare e vado ad occuparmi della farcia. Con questa quantità, quante ne vengono? Più o meno ne verranno, credo, una trentina, una quarantina, così. Ho messo tutti gli ingredienti qui, come vedete. E adesso andiamo a mescolarli. Nel caso in cui vi sembrasse troppo secco l'impasto, potete aggiungere magari un altro po' di liquore, se vi piace liquoroso, un goccino di latte. Che profumo! Sì. Il Tra il cacao, la cannella, bob, la il castagna. vovo e la castagna. Che buono! Una volta fatto l'impasto, io vado a coprirlo con la pellicola. Questo lo mettiamo, è caduto.
Dicevo, lo vado a coprire con la pellicola e lo lascio a riposare tutta la notte in frigo e anche la sfoglia. Anche Anche quella in frigo? quella in frigo. E allora ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. Rieccoci Rieccoci qui. Buongiorno. qua. Buongiorno. Abbiamo steso la sfoglia e adesso deve essere molto fina, eh? Lasciate stare i bordi perché comunque i bordi vengono sempre un po' più alti. Io infatti inizio dal centro. Ecco. Faccio questi quadrati così, in maniera che ce l'ho già qua belli presenti e mi regolo sulla quantità di impasto da mettere. Però se volete potete fare anche delle palline, poi piegarli senza questo, senza lo stampo, eh? Non è un problema. Tanti fanno così, li fanno anche tondi col coppa pasta, come Questo è volete comodo voi. anche per fare i ravioli, poi quindi non è Sì. una spesa. Ma in realtà questo si usa in un altro modo, eh? Qua si metteva l'impasto, si piegava e poi si faceva con Ah, questo. giustamente, Io certo. invece no, voglio fare le cose A modo mio. precise, come al solito. Guardate Non è una novità, no? che spettacolo. L'impasto. Allora, metto l'impasto, un bel cucchiaino abbondante, Sempre bello carico, eh. ovviamente, sai, no? Anche i ravioli. Io li ho assaggiati una volta, non a Campo di Giove, perché a Campo di Giove li ho mangiati che erano divini e la ricetta me l'ha data, non me l'ha data, me la raccontò una signora E tu più o meno te la sei ricordata, però poi l'ho studiata a io, modo quindi, mio, diciamo, me la sono ricordata perché comunque non infatti. l'avevo scritta e spero possa essere il più simile possibile. Speriamo, se no, Uguale no, perché no, comunque. anche perché ognuno poi c'ha la Sì, sua, eh? esatto. Abbiamo notato in diversi blog, perché ripeto, io me le sono andate a studiare, quindi ho fatto poi una mia versione. No, ma anche avendo girato per l'Abruzzo, comunque io ne ho notati diversi, fatti in maniera diversa l'uno dall'altro. Sì. C'è chi l'impasto lo fa anche molto più morbido, per esempio. C'è chi lo fa coi ceci, c'è chi lo fa solo con la marmellata. Cioè, comunque ci sono diverse versioni. Credo, forse vada in base alla regione, è Sì, possibile? dipende da paese a paese, provincia a Come provincia. in Sicilia ci sono diversi modi per fare L'arancino, i sì. cannoli, Anche, vero, vero. gli arancini. Esatto. E allora, a questo punto, con la mia delicatissima delicatezza, che non so proprio mai nella vita, perché io sono tutto fuorché delicata, lo dico sempre, vado a staccare la pasta, che infatti viene male. Ecco qui, e vado a fare il raviolone. Deve essere bello piano, Eccolo ragazzi. Se ne esce un po', lo rimettiamo dentro la ciotolina. qua. Chiuso tipo Colugiones, No, diciamo. no, 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 chiuso proprio il raviolo. Ecco qui. Se no, ripeto, potete fare come fanno tutti quanti, che forse vi conviene, è anche più comodo. Cioè, mettere l'impasto, piegare e poi fare con lo stampo. Certo. E li metto qua, li poggio qui. Allora, noi andiamo avanti e ci vediamo a ravioli fatti. A ravioli fatti, a dopo. A dopo. Allora, che succede quando uno si stufa di fare le cose a triangolo e le fa rettangolari? No, veramente, ragazzi, avevo tantissime cose da fare, quindi le ho fatte anche in Lo questo sai però modo. che adesso mi fai venire in mente il arraviolo. Ne mangiamo uno. Così a raviolo, quando andammo a vedere i Tequila e Montepulciano Band, è un gruppo abruzzese. Sì, forse Non mi sì. ricordo il paese, però ne mangiamo uno Sì, così. è vero, è vero. Allora, come vedete sono artigianali, come vedete sono tutti uno diverso dall'altro. E questi che cosa fanno? Bisogna... Cioè, che cosa fanno? Da Niente. soli niente. Niente. E questi bisogna friggerli in abbondante olio di semi, perché d'oliva comunque è un po' forte come sapore. E poi li spolveriamo
con lo zucchero a velo. Quindi ci vediamo una volta fritti. Quanto tempo devono essere fritti? Il tempo, cioè, come si vede che sono? Devono dorare di qua e di là, okay. Quindi credo al massimo un paio di minuti. Perfetto, ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. Eccoli pronti, li abbiamo fritti e cosparsi di zucchero a velo. Manca la parte più importante adesso. Certo. Questa. Tutti aspettano questa cosa. Guardate che belli. C'è un'altra mano che spunta. Ma chissà. Sono buoni? Buonissimi. Buonissimi. E allora sono buonissimi. Quindi provate, anche a Irene piacciono. Anche Irene dice che sono buonissimi. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, ciao a tutti.